Grazie Madame per questa presentazione della coniazione ufficiale della moneta dell'Expo 2015. Chiaramente parlando dell'Expo non possiamo non avere un attimo la memoria di quello che rappresenta questo grande evento, un evento come sappiamo tutti non di natura commerciale, storicamente iniziato con l'esposizione di Londra del 1851 e che poi si è succeduto con incontri diversi, alcuni molto noti e simbolici, penso all'esposizione di Parigi del 1889, la Torre Eiffel, e penso anche all'appuntamento di Milano dell'inizio del secolo, del 1906, di cui ho letto che la moneta rappresentativa di quella data ha oggi un valore abbastanza significativo, quindi anche collegare il conio con l'evento oggi sembra particolarmente importante e simbolico. Sappiamo tutti che il tema dell'Expo 2015 è nutrire il pianeta, energia per la vita, e che questa grande esposizione, che ci auguriamo apra secondo i tempi e modi previsti, con tutte le strutture italiane a posto per ospitare al meglio l'evento appunto di cui parliamo, inizierà il 1 maggio e avrà la durata fino al 31 ottobre, in un periodo lungo, significativo ed importante. All'interno di questo appuntamento noi siamo qui con il dottor Sassoli e con altri interlocutori che poi presenteremo a presentare appunto con il patrocinio, ecco saluto il senatore Mirabelli di Milano che ci ha raggiunto, abbiamo finito di votare un attimo fa un atto importante, quindi alcuni colleghi comunque erano contenti di poter essere qui con noi, dicevo la coniazione ufficiale ha il patrocinio nella presentazione odierna del Presidente del Senato, di cui poi leggerò un breve saluto, ed è anche dotata del patrocinio come presentazione della Presidente della Camera dei Deputati. Poi il progetto invece è ricco di molti altri patrocini, gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, dello Sviluppo Economico, della Presidenza del Consiglio, oltre che dell'ABI e del CONI, del Comitato Olimpico del CONI. La coniazione ufficiale 2015 è una moneta, oggi questa sarà la nostra protagonista, realizzata in 24 tipologie, dalla versione più economica, quella di 12 euro, Eco Edition, fatta con materiale riciclato, se ho studiato bene. Ho studiato benissimo. Esatto, a quella più, diciamo, invece preziosa, 365, penso che la cosa corrisponde ai giorni, no? Forse. Esatto, in platino con esemplari numerati, però di questo poi parleranno altri con più appropriatezza. Si parla di un progetto coniazione fair play. Il concetto è quello dell'uso sociale di raccolta fondi, quindi per interventi che sono a sostegno di categorie protette, di ristrutturazione di importanti strutture. Un progetto che è nato, come dicevo, dall'intuizione del dottor Sandro Sassoli, che è qui alla mia sinistra, a cui poi passerò anche la parola, che è coordinatore generale appunto di monete e medaglie ufficiali dell'Expo 2015, oltre ad essere legale rappresentante del Museo del Tempo. Ecco, detto ciò, per anche rendere abbastanza fluido il nostro incontro, io leggo a questo nostro appuntamento il saluto del Presidente Grasso, che in questa giornata non è qui in Senato, non era anche in aula con noi, e al dottor Sassoli, il Presidente Grasso, che mi ha chiesto appunto di rappresentarlo qui leggendo questo saluto, indirizza queste parole. È con molto piacere che ho accolto l'invito ad intervenire almeno idealmente con questo messaggio al programma delle connazioni ufficiali Expo 2015. Un punto di forza della nostra nazione è la cultura della creatività e deve far considerare grande il potenziale delle nostre imprese e del nostro lavoro. In questo nuovo esprimersi della creatività italiana rivive la forza di una tradizione, di un patrimonio e di una sensibilità a cui dobbiamo dedicare maggiore attenzione. Augurando il pieno successo dell'evento, invio a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti. Pietro Grasso. Ecco, detto ciò, io passerei la parola al nostro, diciamo, a chi ha ideato questo progetto, quindi al dottor Sandro Sassoli, che ripeto è coordinatore generale del progetto ufficiale Monete e Medaglie dell'Expo Milano 2015.
Prego. Sì, grazie. Io ringrazio la senatrice Amati per aver promosso e coordinato l'incontro di oggi. Naturalmente il mio saluto e il mio ringraziamento va anche al Presidente, come ha detto la senatrice Amati, il Presidente Grasso, che ci ha concesso il patrocinio e ci ha indirizzato queste belle parole di incoraggiamento. È un progetto che viene da lontano, viene addirittura da un progetto di una moneta globale che negli anni, oltre 10 anni fa, mettemmo a punto con l'allora consigliere, era stato consigliere del Presidente Kennedy, quindi è Arthur Schlesinger Jr., di fare una moneta che riguardasse un po' tutti i popoli della Terra. Sembrava un'utopia, poi piano piano qualcosa di simile sta avvenendo a livello anche magari virtuale. Una parte di questo progetto è espresso nel conio, infatti c'è, non so se avete fatto caso, un conio, quale... si legge UFWC, che vuol dire United Future World Currency, Unity in Diversity, unità nella diversità. Per questo progetto ci siamo avvalsi delle tecniche più speciali, ci sono venute dietro delle persone speciali come la Picchiani Barlacchi di Firenze, che è un'azienda storica italiana, dopo sentiremo dalle loro parole qual è la tecnica che è stata utilizzata per fare queste. Abbiamo parlato anche di coni in eco edition, in metallo riciclato, si parla di coni addirittura in metallo colorato rosa, perché mai nessuno aveva pensato che le donne siano importanti nel campo anche della monetazione, della numismatica, delle coniazioni speciali. E poi siamo andati addirittura oltre con una tecnica particolare, abbiamo fatto uno dei coni più grandi che si possono essere sul mercato e che ci siano al mondo, che è addirittura di 150 mm di diametro. Io volevo ringraziare poi particolarmente anche Giovanni Sacripante, con cui abbiamo condiviso tutta la fase preparatoria del progetto e che crede, ha sempre creduto e ci ha dato sempre questa forza di andare avanti, nonostante appunto qualche criticità che tutti sappiamo che è avvenuta in Expo, qualche mood non proprio positivo, ma noi diciamo che una coniazione ufficiale dell'Expo rappresenta e diventa una apripista, quasi un'ambasciatrice. Questo piccolo quasi microchip di metallo sono racchiusi dei simboli importanti, che sono quelli appunto della salvaguardia del pianeta, dell'unità. Ci sono 5 foglie, poi dopo noi speriamo che venga l'autrice, Laura Cretara, che ha un problema di cure mediche e ci avrebbe raggiunto. Lei stessa ci parlerà meglio, oppure abbiamo già una... abbiamo un'alternativa di un suo discorso che potrebbe leggere poi la senatrice Amati. Io volevo ringraziare anche tanti amici, tanti ambasciatori a loro volta, non solamente la connessione è un'ambasciatrice, ma ci sono degli ambasciatori, e Valeria Mangani, Giuseppe Pietrafesa, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Luigi Vinci, che sta qui con noi. Pensate che è stato il primo ordine, il primo organismo che ha creduto in questa operazione e ha utilizzato la coniazione per contribuire al restauro della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Quindi grazie Luigi di essere qui con noi, di aver creduto in questo progetto tra i primi, anzi il primo, e questo ci ha fatto molto, e è stato un apripista. Poi abbiamo fatto delle coniazioni per l'associazione dei ciechi, abbiamo fatto tante altre cose per il governo italiano, per lo sport, insomma abbiamo fatto delle cose importanti. Un'ultima cosa, volevo ringraziare anche i giovani per Roma, la dottoressa Arianna Norcini Pala e il presidente di Giovani per la Calabria, Andrea Betrò. Ecco, da loro poi mi attendo magari qualche eventuale domanda finale. Poi possiamo proseguire con il nostro. Allora discorso. La parola al dottor Giovanni Sacripante, e prego. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Naturalmente un saluto e un ringraziamento alla Presidenza del Senato, alla senatrice Amati e a tutte le istituzioni. Istituzioni che devo dire sono sempre state e continuano ad essere molto vicine ad Expo e alla nostra organizzazione. Quando parliamo di moneta e di iniziative come queste, fondamentalmente ci permette un po' di ricordare il valore del brand Expo, nel senso che
Nel bene o nel male, Expo è un brand che ha uno storytelling congiunto adesso, e devo dire che dalle ultime ricerche di mercato vengono fuori dei risultati sorprendenti, anche delle conferme veramente sorprendenti. Basti pensare che grazie a questo brand, che oggi possiamo ancora confermare il potenziale 20 milioni di visitatori durante i 6 mesi di evento, e considerate pure, giusto per capire il valore del brand medesimo, che in alcuni paesi il brand Expo ha un valore che è analogo o quasi analogo a brand incredibili di valore e di portata enormi, come per esempio il brand Olimpiadi, e parlo della Cina. Quindi stiamo parlando di un asset incredibile che Expo, soprattutto il paese, deve e può e sicuramente sfrutterà al meglio. Molte aziende si sono legate ad Expo per una questione di visibilità e di branding. Vi ricordo che Expo, da questo punto di vista, ha raccolto circa 350 milioni in fundraising legati appunto alla visibilità dell'evento stesso. Questo tipo di progetto portato avanti dal Museo del Tempo di Sassuoli, devo dire che è un progetto che bene riassume la capacità imprenditoriale e un po' il pionierismo che c'è in molti imprenditori italiani, perché è stato il primo progetto a legarsi al brand Expo. Poi si sono succedute molte aziende, come dicevo prima, e anche brand importanti come Walt Disney, per esempio, per quanto riguarda la mascotte, ma bisogna riconoscere che la moneta, che molto ha fatto e molto farà in termini di diffusione del messaggio Expo, è stato il primo ed è stato molto, ma molto importante per noi. Quindi grazie ancora per l'attenzione. Grazie dottor Sacripante. Non ho detto che lei era il General Manager del Marketing di Expo 2015, e quindi la ringraziamo particolarmente perché è qui con noi quest'oggi. Ecco, io non posso dare la parola alla professoressa Laura Cretara, che però forse ci raggiungerà perché ha dovuto essere presente per una visita medica importante per lei in altro luogo. Leggerò io il suo intervento. Voglio ricordarvi che la professoressa Laura Cretara è autrice del Lato Dritto della Cognizione, prima donna incisore al mondo, e ha anche realizzato sempre il Lato Dritto dell'euro. In aggiunta, tra le monete più belle della Repubblica che lei ha fatto, c'è la moneta nelle due lati delle 500 lire, e tutte la ricordiamo come una bella moneta sempre molto preziosa. Quindi leggo l'intervento di Laura Cretara. Questo di oggi è un appuntamento importante. Vi prego quindi di perdonare la mia assenza. Talvolta la vita ci riserva degli imprevisti ai quali non ci si può sottrarre. Vorrei comunque farvi sapere che io ritengo altamente significativo che proprio in questo luogo così istituzionale, uno dei palazzi simbolo dello Stato italiano, si parli oggi della coniazione ufficiale per Expo 2015, evento mondiale quanto mai determinante anche per l'immagine del nostro Paese. Ed oltre al luogo è opportuno anche il momento per focalizzare l'ufficialità di questa medaglia e le sue motivazioni. Motivazioni insite nella natura stessa di questo particolare prodotto dell'arte, invenzione geniale di Pisanello, quindi di origine antica e orgogliosamente italiana. Frutto della creatività umana e nel contempo singolare e intrigante mezzo di comunicazione per il presente e prezioso documento metallico per il futuro. È con questa consapevolezza che ho concepito la coniazione che oggi viene qui presentata, per celebrare oggi e per ricordare domani gli straordinari contenuti etici ed ideologici enunciati nel programma dell'Expo, così attinenti al momento storico che stiamo vivendo: unità nella diversità, energia per la vita, nutrire il pianeta. Nel progettare una moneta o una medaglia, genere artistico particolare sia nella forma che nell'esigua dimensione, ci si avvale per esprimere concetti, per formulare messaggi, di uno specifico linguaggio essenziale e simbolico. E i simboli sono risorsa. Quando il mio amico Sandro Sassoli mi ha chiesto di ideare il diritto della coniazione ufficiale, qui porta la mia firma. L'altra faccia, come voi sapete, è opera di Luca Luaghi,
l'OIX, con il quale ho condiviso l'onore della modellazione della moneta da un euro, avendogli progettato il rovescio comune. Ho quindi dato segno e volume a un particolare albero della vita che nasce e nasconde le sue radici nell'emisfero terrestre e che da questo trae linfa vitale per emergere poi con la sua chioma formata da 5 foglie, tutte diverse ma tutte di pari grandezza. Ogni foglia è simbolo di un continente. Nell'acero si identificano le Americhe, nel photos l'Asia, nell'agrimonio l'Africa, nell'eucalipto l'Australia, nella quercia l'Europa. Una composizione che vuole essere un messaggio di equità e di pace, un invito all'unità e all'uguaglianza per un mondo diverso da quello in cui viviamo ora, caratterizzato da contrasti politici, religiosi e culturali. Dalla paura del domani, provocata da tempeste economiche incomprensibili, ai più, un mondo nel quale sembrano dimenticati quegli ideali a cui ispirare la propria esistenza. Un'immagine quindi che sapesse interpretare le speranze e le istanze globali per un futuro migliore, non solo dell'umanità tutta, ma anche di quelle formate senza parole dalla nostra terra madre sfruttata e ferita nella nostra cecità. La composizione è racchiusa poi da un nastro sul quale campeggia il marchio ufficiale dell'Expo, quale vessillo della forza propositiva delle potenzialità del nostro Paese. Ho voluto inserire nella composizione, quasi in forma subliminale, un altro simbolo significativo, incidendo su ogni foglia dell'albero della vita le cifre del numero aureo, numero che inizia con 1,6180 e che prosegue all'infinito, chiamato anche della proporzione divina, e che dai tempi immemorabili è singolo ideale di bellezza e di armonia e di unità di intenti tra scienza, arte e natura. Un numero intrigante che ho confrontato con il grande fisico Antonio Zichichi e che si trova nelle proporzioni delle piramidi d'Egitto, nei templi grechi e via via fino all'architettura delle Corbusier, e che ha affascinato il mondo dell'arte da Leonardo a Severini, che ripropone in natura, nelle spirali e nelle chiocciole della terra e del mare, la disposizione delle foglie e dei fiori su un ramo. Voglio concludere ricordando che in questo, come in ogni altro mio lavoro, ho sempre fatto il mio motto, come mio questo motto: parva mole, grandi acanit, nel piccolo spazio cantano le grandi cose. Grazie a voi per l'attenzione, Laura Cretara. Un applauso che speriamo lei possa poi magari ricepire di nuovo se riuscirà a raggiungerci. Do ora la parola dal pubblico, quindi chiedo di parlare dal palco, a Chiara Montauti, manager della Picchiani Barlacchi, azienda storica d'Italia in cui vengono attualmente realizzate le connessioni ufficiali. Buongiorno, un saluto a tutti. Mi scuso per la voce un po' incrinata, data dal malanno di stagione, ma soprattutto anche un po' dall'emozione di essere qui oggi in questo palazzo così istituzionale e in questa sala, perché questa sala è una Siria, mi ricorda proprio nel momento in cui ero venuta qui a dire che nelle monete e nelle medaglie ci sono le tappe fondamentali della vita dell'uomo, gli aspetti più importanti. Mi viene in mente che abbiamo coniato 10 anni fa, più di 10 anni fa, le croci per i caduti di Nassiriya, quindi insomma un pensiero forte che mi emoziona molto. Spero che da oggi le cose più importanti, cioè il messaggio positivo è quello dell'Expo, che è un'occasione veramente importante per tutti noi e per l'Italia. Quindi insomma nelle monete e nelle medaglie vi è sempre, hanno sempre segnato le tappe fondamentali della vita dell'uomo e ne hanno ricordato gli aspetti più importanti. Per molti personaggi infatti, per molti eventi, per molti monumenti del passato, esiste testimonianza solo attraverso le monete e le immagini che sono riprodotte sulle medaglie. Tutto questo fa sì che nella maggior parte dei casi, in queste grandi occasioni, queste piccole opere d'arte siano state eseguite con gran cura e grande maestria da artisti di grande fama nazionale e internazionale che le hanno trattate come grandi opere d'arte, come grandi sculture, cioè mettendoci la stessa cura e lo stesso sentimento.
Infatti nella memoria può scancellare e si può appannare e le fisionomie dei personaggi si possono scolorire nella mente, mentre riaffiorano sempre nella moneta e nella medaglia riaffiora tutto, riaffiorano i profili dei papi, riaffiorano figure di personaggi storici, evocazioni di eventi che hanno scandito proprio la storia dell'umanità. È per questo che la coniazione ufficiale di Expo 2015 acquista un grande valore, che come abbiamo visto già nelle medaglie di Londra del 1851 eccetera, tuttora si ricordano, tuttora hanno acquisito un grande valore e quindi insomma, si spera che anche la nostra moneta nel tempo abbia questa forza e questo messaggio. Allora, questa occasione non poteva non essere colta al volo ed è quindi con grande orgoglio che noi abbiamo accettato di partecipare a questo progetto così forte che ci ha proposto appunto il dottor Sassoli e il Museo del Tempo come licenziatario di questa cosa. Un tema così grosso e così importante questo di Expo 2015 perché tratta della sopravvivenza del nostro pianeta poi in fin dei conti. Quindi ripeto che la moneta di Expo 2015 ha avuto due autori di eccezione per cui anche il nostro lavoro è stato molto molto più facile. Laura Cretara, che è l'autrice appunto come è già stato detto dell'euro, la parte che rappresenta l'uomo vitruviano, e Luc Luix, che è invece l'autore del lato comune della moneta dell'euro, quindi la parte che circola in tutta Europa. Queste monete sono state eseguite da noi fin dall'inizio seguendo le tecniche più tradizionali. Infatti nessuno si può immaginare quanto e quale sia il lavoro che c'è dietro a questi piccoli tondelli che poi appaiono così semplici, ma in effetti dietro appunto c'è proprio un grande lavoro. Gli autori infatti eseguono i primi bozzetti ed arrivano alla stesura di quello definitivo traendo ispirazione dal tema proposto e dalle necessità del progetto e finalmente dopo appunto tutto questo lavoro lo modellano in plastilina in creta e tutto ciò che era rimasto finora solo su carta viene trasportato in plastilina. Il modello in plastilina da questo modello in plastilina viene eseguita una forma negativa in gesso e poi da questa forma negativa viene rifatta una controforma sempre in gesso però positiva. Pressando questa controforma in gesso positiva su delle particolari terre fini si forma una camera che ha la stessa chiaramente figura del gesso e dove viene colato del metallo fuso, soprattutto bronzo, che è, diciamo in questo caso il modello di bronzo è il modello più prezioso, insomma il metallo più prezioso che viene usato. Questo bronzo fuso raffreddandosi si solidifica dando vita al modello creatore. Questo modello creatore, quindi abbiamo diversi passaggi tra negativi e positivi. Questo modello in bronzo, montato su una macchina che, che si chiama pantografo, viene percorso, la superficie di questo modello viene percorsa da un tastatore metallico che trasmette ad una fresa le forme da riprodurre, nella dimensione che sarà quella finale della moneta. Queste forme vengono incise su un cilindro di acciaio che si chiama punzone ed è a rilievo. Dal punzone, per mezzo di un bilanciere o di un maglio, la classica macchina che tira quelle grosse botte che fanno poi venire le medaglie, viene generato il conio che ha la figura in negativo e dopo tutti questi passaggi il conio viene rifinito da un incisore, da un esperto incisore manualmente che ne raffresca e ne tira fuori i particolari che forse in questi vari passaggi potevano essere andati perduti e senza tradire e modificare in alcun modo questo modello iniziale dello scultore
il conio viene temperato ed è pronto per poter stampare le medaglie, monete, eccetera. Ora, in questo caso, i coni della moneta dell'Expo sono stati trattati per dare questa lucentezza e questa differenza tra appunto lucido e opaco, vengono trattati con delle paste abrasive diamantate che lucidano la superficie del conio in maniera tale che proprio questa lucidità venga passata sul metallo poi della moneta. Quindi diciamo che in questo modo la moneta poi non ha bisogno di altri passaggi, esce fuori fior di conio come le medaglie che vengono fatte, come le monete, scusatemi, che vengono fatte dalla zecca, le monete, insomma, dell'euro, anche le monete correnti. E si chiama appunto fior di conio perché non viene più toccata dal momento in cui è stata coniata in poi. Quindi niente, a questo punto lo stampaggio, che è il processo più tecnicizzato, più industrializzato, è sempre comunque di alto livello, ci sono macchine molto moderne in questo passaggio e viene garantito comunque sempre, specialmente in questa fase di monete e fior di conio, da un controllo qualitativo molto, molto selezionato, vengono scartate quelle che non vanno bene, quindi c'è un grosso controllo di qualità fatto da personale qualificato. Noi come Picchiani e Barlacchi speriamo anche in questa occasione di aver dato dimostrazione che le più aggiornate tecniche produttive sono sempre ed ancora più preziose nel momento in cui sono accompagnate da un'esperienza che nel nostro caso è stata maturata da oltre 100 anni di lavoro e che sono ancora comunque indispensabili le mani esperte delle nostre maestranze, le nostre come quelle di altre ditte che lavorano come noi, per dare quel tocco in più alla produzione completamente made in Italy in questo caso, e sperando di aver dato un prodotto veramente all'altezza di questa situazione e di questo bellissimo evento che sarà l'Expo 2015. Quindi questa è la nostra realtà, e scusate l'emozione. Volevo ringraziare Chiara Montaguti e Giovanna, perché tra l'altro è un'azienda tutta rosa, cioè è un'azienda abbastanza nuova in questo settore, proprio retta da donne. E tutto l'excursus che ha fatto la Chiara Montaguti lo possiamo anche vedere realizzato in quella coniazione che è alla vostra sinistra, che è proprio la famosa coniazione di massimo diametro. Abbiamo raggiunto 150 mm di diametro, che è un po' un record dei primati di questo tipo di coniazione. Prima si accennava al fatto del fair play, e nel frattempo è arrivato anche il dottor Ruggero Alcantarini, che saluto e ringrazio, che è il presidente del comitato italiano fair play del CONI, con cui abbiamo fatto anche delle belle operazioni alla stregua di quella che poi è stata fatta con gli ingegneri di Napoli. A questo punto volevo anche approfittare per ringraziare, oltre al dottor Alcantarini, anche Alberico Vozzolo, Anna Maria Loreti, Paolo Maniglio della Lada, che è l'azienda che ha studiato un paio all'avanguardia. Ovviamente si parla di una coniazione made in Italy, cioè e qui tutto è fatto in Italia, perché l'Expo è un'occasione straordinaria. Ecco, pronto. Ci siamo adesso, abbiamo un audio. È un'occasione straordinaria per dire al mondo che cosa siamo capaci di fare. E anche in questo campo delle coniazioni, della monetazione, la sappiamo lunga. Volevo ringraziare l'architetto Franco Esposito dei Lions, che è venuto addirittura da Teramo per raggiungerci oggi questa mattina, Sergio Venuto e Sergio Sabatini che ci appoggiano, quindi è un discorso di team. Da anni stiamo lavorando per fare il prodotto migliore a livello qualitativo e anche di immagine. Pino Pilera e Rita Nasetti, Donatella Gimigliano, Maurizio Foroni, Erminio Vicentini e Paolo Cattaneo. Scusate, perché è come in un film. Mettiamo prima gli interpreti, noi siamo solamente
dei piccoli registi, ma se non si potrebbe fare un film se non ci fosse tutta un'equipe dietro di persone. Volevo anche ringraziare il Comune di Roma, con cui stiamo facendo un interessante programma, iniziato con Firenze la scorsa settimana con il sindaco Dario Nardella, c'erano la Chiara e la Giovanna Montauti, il sindaco è rimasto particolarmente colpito da questa coniazione, tanto è vero che è diventata anche una coniazione città di Firenze, e Firenze sarà, anche, si trova al centro dell'Italia in fondo, non solamente Roma, sarà un apripista per altre città, perché l'Expo non è di Milano ma è di tutta l'Italia, se non dico anche di tutta l'Europa. Volevo ringraziare Carlotta Benvenuti di Zetema e la dottoressa delle Fave del Comune che è venuta e con cui faremo una prosecuzione di questo programma e questo progetto dell'Expo per le città italiane. A questo punto volevo farvi vedere anche un breve messaggio video, se siamo pronti, che, di persone importanti che hanno parlato di questo nostro progetto. Anche lì, se vuole aprire, può premere il pulsante in alto. Là. Se no, guarda, non c'è qua. Ricevo dal dottor Sandro Sassoli la nuova moneta simbolica che rappresenta Expo 2015, Feeding the Planet and Energy for Life. Quando vedo una moneta, penso sempre alla crisi globale che affligge il mondo. Spero molto e mi auguro che il principio di questa moneta porterà solidarietà, armonia, pace e unità nella diversità. Questo è il simbolo dell'Expo e c'è tanto lavoro alle spalle. All'Expo auguro veramente un bel successo. So che è un momento anche molto difficile, con molte critiche, ma è un avvenimento così importante che riunisce tanti popoli. E questo è fondamentale, essere uniti. Per cui si vedrà anche all'Expo questo, la nostra tradizione, la nostra vita e quello che ci alimenta. Sono felice perché ho saputo oggi che farò parte come ambasciatrice dell'Expo. Per cui è una grande gioia e ringrazio vivamente chi ha pensato a me. Abbiamo proprio tanto, tanto piacere di donare la prima moneta rosa del mondo, fatta per l'Expo 2015, alla donna più anziana d'Italia ed Europa. 114 anni e 98 giorni oggi. Ci sono tre diamanti, diamanti sono i secoli che la signora Emma ha attraversato da quando è nata nel 1899 sino ad oggi. Bene, con questo bacio che ci ha mandato, pensate, grazie, pensate. Oggi è il 20 novembre, il 29 novembre questa signora compirà 115 anni. Io penso che sia la testimonial di una coniazione più anziana al mondo, non credo che esista qualcosa di meglio. Bene. Bene, allora io do ora la parola al dottor Umberto Moruzzi, esperto di numismatica internazionale, curatore del sito ecopoint.it e della prossima mostra da Expo, storia dell'esposizione universale attraverso le monete e le medaglie, e lui ci parlerà della storia e della validità immutata delle monete. Prego. Il monitor devo alzare? Sì. Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione di poter parlare di monete e in particolare di questa coniazione per Expo Milano 2015. Io vi vorrei portare, forse ecco qui ho il comando, vi vorrei portare l'attenzione su alcune caratteristiche insite nella moneta,
Noi siamo abituati a pensare alla moneta come un mezzo di pagamento, con tante funzioni all'interno di queste monete, ma normalmente l'attenzione non va mai su un aspetto estremamente importante che è sempre presente nelle monete, da quando esistono, dal VII secolo a.C. ad oggi, le monete hanno una caratteristica insita che è quella di trasmettere messaggi, quindi un mezzo importante di propaganda, il primo media della storia. Vi porto per esempio alcuni esempi, perché è bene anche vederli per poter capire ed entrare in quello che significa moneta. Questi li possiamo definire, questa è una moneta per esempio della polis di Rodi, l'isola di Rodi, che è identificata dal culto della polis, Helios, dove nella stessa isola era presente una gigantesca statua, e al rovescio una rosa. E questo lo definiamo un tipo parlante, perché Rodion in greco significava proprio rosa, e quindi la rosa identificava immediatamente la moneta, quindi già c'era all'inizio un simbolo che identificava immediatamente chi emetteva questa moneta. Andando però più avanti, e non di tanto, perché quindi parliamo di una delle prime monete coniate nel territorio nell'attuale Italia, questa per esempio è una delle tante, questa è per esempio per la polis di Metaponto. Questa va bene per l'Expo, vedo qua, esatto, con queste spighe. Certamente. Questa già diventa un'emissione ancora più di propaganda, cioè la città di Metaponto coniava, aggiungendo al nome della città Meta, che credo si veda, anche una grande spiga che è incusa nel rovescio, quindi spiga al dritto, spiga al rovescio, e per tutti i nominali della moneta, per tutti i tipi, quindi Metaponto si faceva riconoscere nella propria moneta per la sua caratteristica più importante, quella di produttrice di grano, caratteristica ancora valida, perché se pensiamo che il Metapontino è produttore ancora di grano e dei prodotti che derivano dal grano, chi non conosce il pane di quelle parti, per esempio, soltanto per fare una piccola digressione ad altri argomenti. Il tipo simbolico poi diventa di vera propaganda, per esempio qui siamo nella prima moneta europea coniata in Europa, in una polis che è una piccola isola di fronte ad Atene, si chiamava Egina, e per identificare la propria isola Egina produceva monete con una testuggine marina, quindi questi sono i primi tipi coniati nell'Europa. E sono stati coniati fino al 457. Che cosa è successo poi nel 457? La Lega Attica ha conquistato l'isola, quindi Atene ha conquistato Egina, e i tipi della coniazione dell'isola cambiano, ma non di molto. Ve li faccio vedere. Eccolo, diventa così. Quindi tutto sommato non è cambiato molto, però abbiamo sostituito la testuggine marina con una tartaruga di terra. Gli ateniesi volevano sottolineare già 5 secoli avanti Cristo, attraverso la moneta, che quell'isola era diventata di Atene, quindi era di terra, non era più la testuggine marina, era una tartaruga di terra. La propaganda ha avuto poi nella moneta un grande impulso nella cultura romana. Quindi abbiamo, quando iniziamo in epoca repubblicana, per esempio io vi ho portato un esempio di questa moneta, ma già dalla metà del secondo secolo avanti Cristo, le monete erano firmate dai magistrati monetari, che quindi mettevano il proprio nome sulle monete, ma soprattutto mettevano tutto quello che poteva far un buon riferimento alla propria gens, alla propria famiglia. È il caso, per esempio, di questa moneta coniata dal magistrato monetario Sesto Pompeo Faustulo, che si diceva discendere direttamente
dal pastore Faustolo che trovò la lupa. Però in realtà questa moneta è certamente un'immagine di propaganda del magistrato, ma è soprattutto uno spot di Roma che arrivava in giro per il mondo. Qui c'è tutta Roma in questa moneta, c'è tutta la genia, tutta la nascita della città. Vedete la lupa, i gemelli, il picchio che porta il cibo, il famoso fico, il pastore Faustolo. E l'indicazione grande, chiara, di chi emetteva la moneta, Roma, e al dritto la testa galeata della stessa città. Quindi un grande spot, due secoli avanti Cristo. Diventa poi, la stessa moneta romana diventa un mezzo politico per trasmettere messaggi politici di grande impatto. Esempio è incredibile, un esempio incredibile è questo di Bruto, che con le sue legioni insieme a Crasso in Grecia fa coniare una moneta a ricordo delle Idi di marzo, dove c'è il Pileus, il cappello che rappresentava la libertà, simbolo di libertà, insieme ai due pugnali, a due pugnali che ricordano l'uccisione di Cesare. E quindi il cappelletto sta a indicare la libertà, e quindi un messaggio politico forte, importante, che girava il mondo, che arrivava ai confini dell'impero, che lo potevano vedere in Siria, ma anche fuori dall'impero stesso. Le monete romane, per esempio, arrivavano tranquillamente in India, nel Pakistan, nell'isola di Ceylon. Io ricordo un ritrovamento di monete romane nell'isola di Ceylon proprio nel 1980, se non ricordo male, migliaia e migliaia di denari romani ritrovati a Ceylon. Quindi questa grande capacità della moneta di trasmettere messaggi anche fuori dei propri confini. Infine, la propaganda è diventata importante, personale, nella personificazione dell'imperatore in epoca più tarda, nell'impero. E questo messaggio era di grande forza, tutti i titoli dell'imperatore, tutta la sua possenza, la raffigurazione per esempio in questo medaglione di Commodo, quindi moneta medaglia, quindi senza una netta distinzione del fine di mezzo di pagamento, quindi anche come oggetto di ostentazione. E questi oggetti arrivavano in tutto l'impero e anche oltre, tutti i titoli dell'imperatore, in questo caso Commodo è raffigurato con una pelle leonina sullo stile di Ercole, quindi a dare grande forza all'imperatore. Questa capacità della moneta di essere un media chiaramente è arrivata anche fino ai nostri giorni. Qui sono raffigurate per esempio le prime monete della Repubblica Italiana, che ripartiva dopo la distruzione della Seconda Guerra Mondiale e ripartiva dalla sua caratteristica più importante, che in quel momento era determinante nell'economia italiana, quella della propria agricoltura. E la prima serie delle monete italiane ci raffigura l'olivo, l'uva e in questo caso l'arancia, in queste due monete riportate. Se guardate bene nella raffigurazione della Repubblica Italiana ci sono delle spighe. Quindi un grande mezzo di comunicazione. E questo mezzo di comunicazione è stato utilizzato moltissimo anche per le Expo, per gli Expo mondiali. E abbiamo delle connessioni fantastiche che hanno percorso e accompagnato tutte le esposizioni universali, dalla prima del 1851 fino ad arrivare a quella prossima di Milano. Quindi in una serie ininterrotta di coniazioni che ricordano l'intera storia. Grazie. Ringrazio Umberto Moruzzi, che tra l'altro è un grande sostenitore del nostro progetto, e lui, ripeto, ricordo quello che ha detto la senatrice Amati, quello che sta curando il sito, che vi prego anche di andare a visitare www.expocoin.it, perché è un lavoro di mesi e mesi di studio e di lavoro, quindi lo ringrazio ancora. Io adesso
Passerei a una parte molto importante del nostro incontro, perché parleremo di sicurezza e di prevenzione, perché io mi sono occupato in passato di Italia 90, i mondiali di calcio, questo avveniva qualche anno fa, insomma, pochi anni fa. Ma, e qui ci abbiamo anche Paolo Cattaneo che era con me in quella grande avventura che è stato tra i protagonisti di questa grande avventura che abbiamo fatto insieme. Ci siamo trovati di fronte a un problema che allora non ci avevamo pensato, cioè quando un prodotto ha successo inevitabilmente arrivano le imitazioni, i falsi, cioè o qualcosa che possa scimmiottare o ricordarlo così. E quindi addirittura noi allora, mi ricordo, introducemmo una specie di taglia, una taglia a chi poteva fornirci delle indicazioni precise per vedere da dove provenivano questi falsi e quindi trovare la persona da poter denunciare, anche perché si parla di imitazioni servili. In questa coniazione naturalmente abbiamo tenuto presente questo aspetto e oltre, ecco anche perché la presenza qui dell'avvocato Gianluca Di Ascenzo e anche del tenente colonnello Vincenzo Andreone della Guardia di Finanza, oltre a una protezione che poi attiveremo a livello chiamiamolo finale quando purtroppo ci troviamo di fronte al fatto, abbiamo anche inserito per esempio una tecnologia di ologramma di sicurezza fatta con nanogrammi che è all'avanguardia, pensate, ha 45 punti di sicurezza in questo micro ologramma di 3 cm per 1,5, stiamo parlando veramente di cose infinitesimali. Naturalmente questo non basta, quello su cui noi puntiamo è la qualità, e la qualità mi sembra che ci sia, sia dal punto di vista artistico che anche tecnologico. Quindi vorrei vedere con voi questo brevissimo filmato che ci è arrivato dalla Germania, da questa società specializzata che è la Hologram Company. Since 1994, the Hologram Company has been one of the leading manufacturers in the field of product and brand protection. From our headquarters in Hamburg, we deliver our holographic security solutions, which are used against product piracy, to our customers worldwide. Loss of profit, brand damage, compensation claims. In the worst case, people's lives are in danger. To secure brand and products against forgery and counterfeiting, our customers use our holographic security solutions successfully. The heart of our security certified production is our self-developed embossing machine, which embosses the three-dimensional holographic structures in the material. In our example, you will find numerous patented security features of various security levels. The nanogram has a resolution of 550,000 dots per inch. To give you an idea, the smallest security feature is 8 times smaller than a human hair. If any attempt is made to remove the nanogram label, it shows a clearly visible effect of partial destruction. Through laser engraving numbering, we secure your products from grey market activities. This enables you to implement a track and trace system. Anche questa è stata, diciamo, una serie di immagini molto significative e importanti. Do ora la parola all'avvocato Gianluca D'Ascenzo, che è esperto di anticontraffazioni e che è presidente del Codacons. Prego, avvocato. Sì, ringrazio per l'invito e poi ho bisogno di Carlo Rienzi, che purtroppo è impegnato in un'udienza al Consiglio di Stato e quindi cercherà di raggiungerci, se possibile, al termine dell'udienza stessa. Non voglio citare oggi e qui i dati della Banca d'Italia sulla contraffazione delle banconote, piuttosto vorrei soffermarmi sul problema, sul danno che subisce il nostro paese a causa dell'Italian Sounding nel settore agroalimentare. Il Ministero ci ha fornito recentemente i dati, sono circa 54 miliardi di euro
il danno che subiamo, che è pari al doppio dell'esportazione dei nostri prodotti in tutto il mondo. Però mentre se nel settore agroalimentare più o meno tutti quanti noi siamo sensibili, perché ci preoccupiamo di che cosa mangiamo, della sicurezza alimentare e quindi di che cosa ingeriamo, non abbiamo purtroppo la stessa sensibilità quando si tratta di occuparsi del tema della contraffazione in altri ambiti. E quindi vediamo che il settore dell'abbigliamento purtroppo è uno dei più colpiti, seguono quindi la contraffazione nell'ambito dei CD, dei DVD e poi soprattutto in sempre settore degli accessori in ambito sempre abbigliamento. Questi sono i dati forniti non solo dalla direzione anticontraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ma sono dati che emergono nella loro drammaticità da un'indagine sviluppata dal Censis insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, presentata il 30 settembre di quest'anno, che ha svolto anche un sondaggio presso i giovani per verificare qual è la percezione che hanno i giovani e che abbiamo tutti quanti noi della contraffazione, dei danni che produciamo al nostro mercato, al mercato interno, e subiamo a livello internazionale. Da questa indagine, che ha esaminato i dati del 2012, emerge che noi italiani investiamo nel consumo interno, nel mercato interno, circa 6 miliardi e 500 milioni circa di euro per l'acquisto di prodotti contraffatti. Questo produce un danno, perché se la stessa spesa lo facessimo invece nel mercato legale, avremmo una produzione di circa 18 miliardi di euro in più, con un incremento anche nella produzione nei posti di lavoro di circa 105.000 unità a tempo pieno. Quindi è evidente che questo produce un danno diretto e indiretto, se pensiamo anche al problema delle tasse che non vengono pagate, ovviamente. Quindi quello che interessa a Codacons è ovviamente stigmatizzare e sensibilizzare tutti quanti noi relativamente alla diffusione di questi dati, però noi ci occupiamo anche di attività divulgativa. Le iniziative che svolgiamo come associazione dei consumatori sono a tutto campo. Vorrei ricordare il progetto Ippocrates, che è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, si occupa della contraffazione in ambito farmaceutico. Abbiamo realizzato a ottobre un evento a Roma insieme a due associazioni consumatori straniere. È venuto il generale Vecchione, il comandante generale della Guardia di Finanza, abbiamo parlato del SIAC, quindi tutte le attività che svolge non solo meritoriamente la Guardia di Finanza, ma anche l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, per arginare e combattere questo fenomeno che causa un danno. Ma un altro progetto che stiamo realizzando, sempre contro la contraffazione, Io sono originale, è un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ci rivolgiamo soprattutto ai giovani e stiamo realizzando dei video, stiamo utilizzando i social media, ad esempio su Facebook, con l'elaborazione di newsletter che si occupano della contraffazione di diversi settori, dal settore ad esempio dell'abbigliamento piuttosto che quello degli orologi, degli occhiali. Perché partiamo dalla consapevolezza dei dati che ci ha fornito il Censis. Non abbiamo la stessa percezione, lo stesso livello di drammaticità delle implicazioni che ha il fenomeno della contraffazione, però al tempo stesso il sondaggio del Censis ci porta ad essere ottimisti, perché se la crisi economica ha portato da una parte e molti consumatori a preferire loro malgrado l'acquisto di un prodotto contraffatto per evidenti motivi economici, al tempo stesso diciamo che gli stessi giovani, circa il 50%, è a metà il campione, è consapevole del danno che tutto questo causa e soprattutto chiedono una risposta al problema della fiducia del consumatore e dell'acquisto del prodotto, cioè si chiede alle imprese di investire nella tecnologia per far sì che tutti quanti noi siamo consapevoli e sicuri di effettuare un acquisto di un prodotto originale non contraffatto, proprio perché il mercato della contraffazione si sta evolvendo e nel nostro paese anche abbiamo visto, questo è sempre il Censis che lo mette in evidenza, l'abilità dell'industria, la contraffazione porta a volte con estrema difficoltà a riuscire a distinguere il prodotto originale da quello contraffatto. Vediamo che il governo, ma la Commissione Europea, stanno indirizzando all'utilizzo delle nuove tecnologie i segni distintivi come uno strumento per rispondere a questo bisogno di fiducia. Abbiamo visto nello Sblocca Italia, sempre nel settore agroalimentare, la volontà del governo di elaborare un segno distintivo unico per tutelare il Made in Italy nel settore agroalimentare in tutto il mondo e favorire così l'esportazione dei prodotti originali italiani. Ma vediamo che la Commissione Europea identifica questo strumento come uno strumento per rispondere al bisogno di fiducia che abbiamo noi consumatori. Lo vediamo ad esempio
nell'emanando nuovo regolamento privacy, l'articolo 39 cita proprio l'utilizzo dei marchi e di loghi come segni distintivi per dare fiducia nel rispetto alla normativa sulla privacy. Quindi è con grande piacere che abbiamo accettato questo invito e che voglio annunciare, stiamo collaborando per la costituzione di un osservatorio che nel 2015 vigilerà insieme alle forze dell'ordine e a tutti quanti i soggetti impegnati al mercato per far sì che l'evento dell'Expo sia veramente un evento che consenta al nostro Paese di mettere in mostra tutte le nostre eccellenze e quindi arginare questo fenomeno. Grazie. Grazie Avvocato, do ora la parola al Tenente Colonnello Vincenzo Andreone, comandante del gruppo antifalsificazione monetaria ed altri mezzi di pagamento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Grazie Senatrice, e innanzitutto voglio porgere il ringraziamento del Corpo al Senato della Repubblica, nella persona appunto della Senatrice Amati che ospita questo evento, e agli altri senatori intervenuti, nonché all'organizzazione della coniazione Expo 2015 e a tutti gli illustri ospiti. Anch'io nella mia esposizione mi avvarrò di alcune immagini perché, diciamo così, mi sono prefisso, diciamo così, un brevissimo percorso che vedete in lastrina. Invaderò brevemente il campo del professor Moruzzi per quanto attiene a un qualche cenno sulla falsificazione nella storia, alcuni cenni sulla struttura della Guardia di Finanza, contrasto del falso monetario, e poi io modestamente, permettetemi, lo dico, un risultato sicuramente eccezionale, perché riuscire a smantellare 3 stamperie clandestine nell'arco di un anno, anzi per la verità nell'arco di 7 mesi, 2 nel territorio nazionale e 1 in Romania, è sicuramente un risultato pregevole. Riprendendo le parole della signora Montauti, le monete identificano non solo le tappe più importanti della vita di uno Stato, di un Paese, dell'umanità, ma bisogna anche dire che il falso monetario è vecchio appunto quanto la produzione della moneta. E qui abbiamo una rappresentazione di 2 decagrammi di Egitto risalenti al 267 avanti Cristo. No, preferisco guardare. 267 avanti Cristo, dove a sinistra possiamo vedere il falso e a destra l'originale. Non solo, facendo un salto temporale anche nel Medioevo, Mastro Adamo, ricordato da Dante nella Divina Commedia quale falsario di monete, era uno zecchiere che aveva cercato di riprodurre dei fiorini, non ovviamente però con il valore intrinseco dei 24 carati d'oro, ma addirittura con 3 carati di rame. Fu poi scoperta la frode nel 1281, condannato e arso vivo. E poi abbiamo qui, potremmo definire quasi scherzi a parte, queste sono immagini che un po' come si hanno fatto la storia. 5 baci. Perché? Le faccio vedere, mostro queste immagini, perché erano fatte proprio per carpire, fra virgolette, la buona fede. Ricordiamoci che nel primissimo dopoguerra e anche prima, ovviamente la maggior parte della popolazione italiana era analfabeta, quindi loro riconoscevano sicuramente le immagini riportate nella banconota, ma non riuscivano a leggere cosa era impresso sopra. E io vi invito adesso, un piccolo esperimento che precorre un attimino anche poi le successive immagini che vedremo insieme, farò passare tramite il mio validissimo capitano Lasco 2 banconote. Vi sfido, diciamo così, nel passaggio a riconoscere quella vera da quella falsa. Prendila, fale passare insieme. E perché questa immagine è quanto mai dovuta, voglio dire, perché nella storia della falsificazione non è solo un'immagine, permettetemi, di Amarcord, è un'immagine perché la maggior parte dei falsari sono dei veri e propri artisti, sì. E sono incentrati nell'area campana, nell'area napoletana. Questo non è detto da me, ma è riconosciuto a livello internazionale, e abbiamo dati forniti anche dalla Banca Centrale Europea, che è molto attenta a questo settore. Più della metà.
Passo ora al secondo punto, che è un brevissimo cenno della struttura della Guardia di Finanza a contrasto del falso monetario e non solo, riprendo anche gli inviti del dottor Sassoli e del dottor D'Ascenzo, perché la Guardia di Finanza non svolge ovviamente quale polizia economico-finanziaria tutela solo ed esclusivamente nella falsificazione monetaria, ma anche e soprattutto nella tutela del Made in Italy. Quindi sicuramente l'impegno che il Corpo profonde in questo settore a carattere generale e soprattutto in concomitanza con Expo 2015 sarà notevolmente rafforzato. Faccio una brevissima digressione perché sicuramente l'appiglio me l'ha dato il dottor D'Ascenzo dal CODA. Vi faccio una domanda ma non voglio la risposta. Quanti di voi conoscono le caratteristiche di sicurezza di una banconota? Noi molto spesso, e lo vedrete anche nei vari quando andate magari a prendere un caffè, molti si limitano a osservare una caratteristica, e che è quella degli elementi in rilievo, delle zigrinature che sono poste sopra la banconota, ma ve ne sono ben altre, e infatti i segreti, fra virgolette, che sono pubblicati ovviamente online sia sul sito della BCE che della Banca d'Italia sono tre. Le caratteristiche per conoscere una banconota falsa sono guardare, muovere e toccare. Vi sono degli elementi in rilievo di facilissima percezione, vi sono degli elementi visivi, ovviamente la filigrana e quant'altro, e vi sono semplicemente muovendo la banconota, c'è il patch olografico e il colore cangiante, sul 50 per esempio, che identificano la genuinità di una banconota rispetto ad una falsa. Questa brevissimamente è la struttura che il Corpo appresta a tutela della falsificazione monetaria e di tutte le monete aventi corso legale in tutto il mondo. Il gruppo antifalsificazione monetaria che io comando è competente a livello nazionale ed è in collegamento con tutti i nuclei di polizia tributaria e reparti dislocati, territoriali dislocati sul territorio, e funge un po' da capomaglia di raccolta di tutte le informazioni e fornisce supporto tecnico-operativo alle investigazioni svolte dal Corpo. Ovviamente il nostro ruolo è un ruolo che si definisce in concorso con tutte le altre forze di polizia, ma non solo, con gli altri istituzioni a livello nazionale ed internazionale. Quindi l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, l'Olaf, Europol e ovviamente anche l'ufficio LUCAMP, che è l'ufficio anticontraffazione monetaria e altri mezzi di pagamento, inserito all'interno del Ministero del Tesoro. Questo è un breve cenno a tutte le stamperie illegali smantellate nel corso degli ultimi anni. In rosso trovate le ultime due, ovviamente quella di Torre Annunziata e quella di Quarto nell'area del Napoletano, dove vedrete immediatamente, subito dopo, delle immagini. Ora vi chiederete perché vi faccio vedere un aereo. La penetrazione da parte delle forze di polizia in territori controllati dalla criminalità organizzata rende necessario l'uso di metodi tradizionali con l'uso dei metodi più moderni. Anche la semplice effettuazione di un semplice pedinamento è veramente difficile in queste determinate zone d'Italia. Ora, noi avevamo contezza che una stamperia era in fase di trasloco. Come fare per monitorarla? Anche perché avevano apprestato un'adeguata cornice di sicurezza al trasporto di tutti questi macchinari. Quindi c'erano dei pali, delle persone che controllavano la sicurezza del trasporto in tutte le sue fasi. Possiamo partire con un filmato, grazie. Un piccolo contributo video. Ecco, qui siamo a un'altezza quasi di 9.000 metri. Vediamo l'arrivo degli indagati. Vediamo l'arrivo dei mezzi addetti al trasporto dei macchinari, che sono macchinari costosissimi e nonché anche molto pesanti. Il vero danno che facciamo le organizzazioni criminali non è tanto in quello di sequestrare le banconote contraffatte, ma in quello di sequestrare i macchinari, e hanno un elevato costo.
Qui vediamo una fase di carico. Questa è una Roland pratica che comunemente è usata in qualsiasi tipografia, ma viene usata ovviamente anche dai falsari. E poi la partenza verso la nuova destinazione. Possiamo interrompere il filmato e passare al filmato successivo. Vi ho fatto vedere la fase, chiamiamola così, di pedinamento aereo, e magari anticipo una domanda. Quanto è costato? Non è costato niente. La nostra presenza in questa sede, in un'ottica di spending review, mi preme sottolineare questo. Non è che abbiamo utilizzato le ore degli addestramento dei piloti per impiegarle in attività operativa, in modo tale da unire una funzione addestrativa a una funzione meramente repressiva. Bravi. Bravi. E questo è quello che si trova all'interno della stamperia. I famosi patch olografici, e guardate questo, un fatto molto importante. Avevano posizionato delle microtelecamere esterne in modo tale che potevano tranquillamente lavorare all'interno, osservando dei monitor in modo tale da potersi accorgere qualora un intervento da parte delle forze di polizia o di chiunque altro curioso. Sono carine. Queste sono le macchine. Queste sono macchine che hanno un elevato costo. Ammortizzabile presto, mi sembra. È ammortizzabile sicuramente presto, a danno dei consumatori. Possiamo riprendere la presentazione? No, ci sono ancora qualche immagine. Ecco alcune immagini che ovviamente ci siamo serviti anche, avevano blindato le porte. E questo è quello che abbiamo trovato all'interno. Siamo riusciti ad arrivare ancor prima che, diciamo così, tagliassero le banconote, ma i fogli li potete vedere. Ecco i macchinari che precedentemente erano stati trasportati attraverso i due camion seguiti dal nostro mezzo aereo. Sono dei veri e propri artisti. Fanno solo questo nella loro vita. Il loro unico obiettivo è produrre banconote false. Ovviamente è solo un dato, ovviamente qui abbiamo, voglio dire, arrestato 5 persone, ovviamente. Non è che siamo riusciti a intervenire proprio in flagranza di reato. E questi erano i dettagli relativi alle microtelecamere. Vedete quel minuscolo forellino alato? Di lì passavano le immagini che vedevano nel monitor interno. Ora vi faccio vedere questa cartina e chiederete il perché. E perché questo è un fattore di tendenza molto importante che mi ricollega appunto al discorso della tutela del Made in Italy, voglio dire dell'opera che la Guardia di Finanza fa a contrasto della falsificazione monetaria. Perché abbiamo notato, e le nostre indagini ce l'hanno confermato, una delocalizzazione da parte di alcune organizzazioni criminali di attività illecite in Romania. E attraverso una cooperazione che è partita già dal 2013 con le autorità giudiziarie di polizia rumene, siamo riusciti, sicuramente ne avrete nota perché il sequestro è stato effettuato il 22 settembre scorso, di circa 19 milioni di euro falsi in Italia, che provenivano dalla Romania. Immediatamente i contatti di polizia hanno permesso poi dopo di sequestrare nella stamperia rumena ulteriori 13 milioni di euro, per un totale di 32 milioni di euro pronti, già tagliati e pronti per essere immessi sul mercato, io dico, dell'Unione Europea, non italiano, anche perché un dato statistico è dato dal fatto che i paesi nei quali vengono ritirate dal mercato
banconote falsificate, vede al primo posto la Spagna, la Francia e l'Italia. Quindi sì, abbiamo un know-how quale produzione, ma abbiamo anche, voglio dire, siamo anche purtroppo sul gradino del podio, non fra i primi, come paesi di spaccio. Questo è l'immagine che ci hanno mandato i colleghi della Romania quando in simultanea sono entrati nella stamperia e hanno sequestrato 13 milioni di euro falsi. Era, ci tengo a sottolineare, un'unica produzione. Nella stamperia in Romania operavano cittadini italiani. Precisi. Più precisi. Le maestranze locali non garantivano. No, allora, breve queste le conclusioni le potete leggere, che sicuramente la penetrazione delle organizzazioni criminali in queste aree è molto forte, molto radicata. Chi proviene da quelle aree o chi ha avuto modo di poter operare in quelle aree lo comprende. Bisogna sicuramente affiancare metodi di investigazione tradizionali a metodi di investigazione moderni, questo è innegabile. Però dobbiamo anche cambiare un attimino di prospettiva, l'approccio. L'approccio, io, se vi è sembrata che questa presentazione fosse autocelebrativa per la Guardia di Finanza, non era questo lo scopo e ve ne chiedo scusa. Era l'approccio che noi dobbiamo intraprendere, è un approccio, ho usato delle parole inglesi, Joint Combined Interagency, ovvero sia con tutti gli interlocutori nazionali, quindi Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Banca d'Italia, anche, voglio dire del Codacons, se lo approfitteremo, un approccio, voglio dire, anche combined, con tutte le altre forze di polizia estere, quindi l'abbiamo visto anche con l'Olaf, l'Europol, la Banca Centrale Europea, e appunto interagency, in modo che vengano coinvolti tutti gli interlocutori a fattor comune a livello nazionale ed internazionale. In questo senso la collaborazione, per esempio, anche a tutela non solo della moneta, voglio dire, europea, dell'euro, ma anche a livello della tutela americana del dollaro. Noi abbiamo proficui rapporti di collaborazione con il Secret Service americano, che è l'organo deputato a tutelare e a salvaguardare la moneta statunitense. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio di nuovo la senatrice Amati e l'organizzazione per questo invito e sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie. Bene, io ringrazio il colonnello Andreone che ha fatto veramente un... Sì, prego. Ecco, qualcuno ha riconosciuto la... Ah, nel frattempo, sono tornate. No, vi prego di farle tornare perché le pene sono severissime. Sì, devono vederle. Quanti meglio. Quanti hanno riconosciuto la banconota vera da quella falsa? E qual era quella vera? Perfetto, le dico che erano tutte e due false. Ah, beh, allora, bello questo scherzo. Una l'ha riconosciuta. Bene, grazie colonnello, grazie, perché speriamo di non arrivare però agli aeroplani per poter verificare e testare appunto le connessioni dell'Expo. Questo ce lo auguriamo che questo non succeda. No, comunque premo dire il consesso prestigioso me lo consente. La Guardia di Finanza è un'istituzione dello Stato della quale io mi onoro di far parte, è a servizio del cittadino e ritengo che un'occasione come l'Expo 2015, che rappresenta, mi auguro, un punto di svolta per il nostro Paese, la Guardia di Finanza sicuramente farà tutto quello che nelle proprie capacità per poter assicurare la tutela del Made in Italy a 360 gradi. Grazie. Grazie a lei. Allora, noi abbiamo parlato di Made in Italy, abbiamo detto che questa coniazione è stata creata e realizzata interamente in Italia, è pronta per questo, noi ci auspichiamo questo bagno di folla, parliamo di 20 milioni, noi speriamo almeno di avere una diffusione di 2 milioni di pezzi. E, volevo anche, ho visto
Poco fa ho visto Giovanni Panebianco che ci ha raggiunto in ritardo, è il direttore dell'ufficio governativo dello sport per quanto riguarda la presidenza del Consiglio dei Ministri, e con lui abbiamo fatto un'operazione anche molto bella, che è stata quella di fare un conio speciale dedicato al semestre italiano di presidenza europea, ed è stata donata, voi pensate, questa nostra connessione, tutti i ministri dello sport che sono convenuti circa un mese fa a Roma. Eravamo io e la professoressa segretaria, siamo stati ospiti del dottor Panebianco e lo ringrazio molto per la fiducia e per quello che questo messaggio che siamo riusciti a trasmettere anche a parte dell'Europa. Poi dove sarà disponibile la nostra coniazione? Stiamo facendo anche un test presso l'Expo Gate di Milano, dove pensate, dicono che è il prodotto più venduto di tutto il merchandising che esiste dell'Expo. Pensate, un tondello metallico che ha acquisito questo valore. Volevo ringraziare Gianni Sandonà, il cavaliere Sandonà che ci ha raggiunto, e forse stiamo chiudendo anche un discorso, stiamo verificando un discorso con le Poste, e ringrazio la dottoressa Ilaria Delle Vedove che è qui con noi stamattina, così ha acquisito nuovi elementi per questo nostro prodotto. E avevo ringraziato prima, ma è arrivato dopo, il dottor Giuseppe Pietrafesa, che è uno degli ambasciatori convinti del nostro progetto. Ho visto tra il pubblico il professor Francesco Chiappetta, lo ringrazio molto, moltissimo per quello che anche lui sta facendo e per averci portato stamattina due giovani, un giovane per Roma, la dottoressa Arianna Norcini Pala, e il presidente di Giovani per la Calabria, Andrea Betrò. Ecco, da loro mi attendo, se loro vogliono, ecco, una o due domande, ecco così, di questo nostro incontro, e dopodiché abbiamo finito. Buongiorno a tutti, sono qui per conto dell'Associazione Giovani per Roma. Non si sente? Volevo innanzitutto ringraziare il dottor Sassoli che ci ha invitato a intervenire e porgo i saluti del presidente Andrea Chiappetta, che non è potuto intervenire quest'oggi per motivi professionali. E noi come associazione abbiamo ricevuto qualche tempo fa una medaglia da parte del Presidente della Repubblica, che è stato un motivo di orgoglio per noi. Non ha alcun valore da un punto di vista numismatico come la Moneta Expo, però per noi giovani è stato un bellissimo momento. E proprio a tal proposito volevo dire, visto che la moneta che è stata coinata per Expo è un simbolo, qualcosa che rimane, è un simbolo di eccellenza per le future generazioni, voglio sapere se avevate pensato a promuovere la moneta attraverso la rete, visto che in un mondo virtuale come quello di oggi la rete è uno strumento molto efficace, anche e soprattutto per noi giovani, voglio sapere proprio in che modo pensavate di raggiungere il maggior numero di utenti. Le risponderà il dottor Umberto Moruzzi, perché è lui che sta curando la rete e questo famoso sito dedicato che avevo indicato prima. Sì, sì, la promozione sta partendo, già è in linea il sito expocoin.it, dove ci saranno notizie sugli avvenimenti legati a questa coniazione e notizie in genere sulle monete emesse da quando ci sono le esposizioni universali, quindi un sito ampio e completo che vi invito a visitare, e in fase di costruzione e di ampliamento continuo. Inoltre ci saranno notizie anche sui social network e questo inizierà subito dopo l'esposizione di Monte Carlo. Quindi adesso iniziamo con questa esposizione che è un unicum, fino ad oggi non c'era mai stata un'esposizione delle coniazioni, delle esposizioni universali, un modo per ricordarle tutte insieme con oggetti tangibili. Come prima dicevamo, le monete, le medaglie sono oggetti tangibili che attraversano la storia e ci portano messaggi incredibili fino ai nostri occhi e fino al nostro contatto anche fisico, perché è importante poterle toccare, vedere, analizzare. Grazie. E noi giovani siamo a disposizione assolutamente di poter portare anche il nostro, insomma, contributo in questo senso. Grazie. Lascio la parola al presidente Andrea Betrò.
Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Sassoli per l'invito a questa bellissima iniziativa. Io rappresento un'associazione che come Giovani per Roma rappresenta i giovani calabresi che sono in Calabria anche a Roma. Siamo particolarmente felici di poter partecipare qua oggi, però proprio perché le nostre associazioni nascono con l'idea di poter interagire con le istituzioni, con le università, anche insomma un po' con tutti coloro i quali vogliono promuovere iniziative di qualunque di carattere culturale, artistico, come quella della coniazione di una moneta ad hoc per l'Expo di Milano, e quindi questo ci fa capire l'importanza e il valore di questo avvenimento. Prima ringrazio anche Umberto Moruzzi appunto per questa splendida lezione che ci ha fatto sulla storia delle monete e ci ha fatto diciamo capire appunto che l'aver coniato una moneta per questo avvenimento sarà una testimonianza anche per il futuro, per come dire, tramandare l'avvenimento che si terrà in Italia, quindi l'Expo. Prima di noi l'hanno ospitato grandi nazioni come la Cina, come il Giappone, come gli Stati Uniti, quindi è motivo d'orgoglio e mi auguro che comunque potrà essere un'opportunità per tutti noi giovani, visto che comunque abbiamo visto che sono state anche create delle iniziative come Forma Giovani ed Esperienza Giovani, che sono proprio iniziative volte all'inserimento professionale dei giovani. Io parlo a nome dei giovani calabresi e non solo, perché comunque speriamo possa essere un'opportunità di inserimento professionale e non solo. Ringrazio ancora e volevo porgere un'ultima domanda proprio sul Made in Italy, perché si parla sempre di Made in Italy, quindi questa qui può essere, spero e chiedo comunque se è stato pensato anche come la promozione del Made in Italy nel mondo, e se avete pensato anche di distribuirla quale biglietto da visita dell'Expo magari o alle istituzioni o ai visitatori. Assolutamente grazie. Sì, grazie a lei Presidente, no, assolutamente sì, che sia Made in Italy, l'abbiamo detto, è inconfutabile, addirittura nelle confezioni c'è chiaramente scritto, c'è una bandiera italiana che dice proprio Made in Italy. Questa emissione adesso andrà il 2 di dicembre andrà presentata a Monte Carlo, saremo io e il dottor Moruzzi, saremo in una presentazione importante durante un convegno numismatico, ma presenteremo una mostra, una preview di mostra che si chiama proprio Da Expo a Expo, storia delle esposizioni universali dal 1851 al 2015. Poi, dopodiché saremo il 30 gennaio a Berlino, dove le posso assicurare c'è un'attenzione massima, sia per quanto riguarda l'Expo, ma proprio per quello che riguarda il prodotto italiano, cioè quello che noi abbiamo di capacità creativa di dimostrare al mondo quello che sappiamo fare. L'Expo sarà proprio questo, anzi uno dei temi dell'Expo sarà proprio quello di far vedere. Il cibo è diciamo una cosa importante, ma può essere letto anche come un pretesto, perché l'Italia non è solamente cibo, è bellezza, è saper fare, saper creare anche dal poco, ecco, questo è un po' il nostro concetto. E quindi l'auspicio è che sia una grande Expo, perché lo sarà, e che avrà quello che mi auguro, una grande emissione. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto qualcosa che non è mai avvenuta nella storia dell'Expo Universale. Abbiamo fatto 24 tipologie diverse. C'è una tipologia dove le signore qui della Picchiani e Barlacchi sono impazzite, perché a un certo punto ho chiesto loro di fare una coniazione in legno e metallo. Cioè, legando due materiali che a prima vista non sono compatibili. La prima cosa mi hanno detto non è possibile, poi hanno detto facciamo una prova, la prova ha detto vedi che non è ancora bella, quindi non si può fare. Abbiamo insistito, siamo riusciti a fare la prima coniazione al mondo in legno e metallo. Quindi queste sono le nostre cose. Grazie ancora. Grazie dell'opportunità. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro. Prima di chiudere voglio ancora ringraziare il Tenente Colonnello Andreone per il lavoro che fa la Guardia di Finanza. Io sono anche membro della Commissione Difesa, mi fa molto piacere riconoscere in questo luogo il lavoro importantissimo che voi fate, perché in un momento delicato di crisi come quello attuale, diciamo che l'abilità di questi nostri falsari ci affascina ma evidentemente ci preoccupa. Quindi sapere di essere nelle vostre mani nel modo così come abbiamo potuto vedere
ci sembra molto importante ed è un grande valore per il nostro Paese. Voglio anche dire al dottor Moruzzi, che ci ha molto intrigato con le belle immagini che poneva, se una prossima volta potrà mettere tra le varie monete anche la Gontano, la moneta di Ancona, che è stata nel 500 l'euro dell'Italia e dell'Europa, perché quando Beniamino Stracca era quello che ha inventato il diritto commerciale, la mia regione, io penso che poi le regioni minime si dimenticano, ma in quel periodo nel 500 eravamo noi il centro del mondo, quindi magari ci fa piacere ricordarlo qua. Posso, molto informato dei fatti. Infine, appunto, posso confermare. Io non l'avrei detto se non lo sapevo con certezza. Sì, posso confermare tutta la storia dell'umanità, da quando esiste la moneta, dal VII secolo, è costellata di monete internazionali. Quindi una delle prime, per dire, è stata il teladramma ateniese con la civetta, e man mano queste monete, il solido bizantino, il fiorentino, ma anche il grosso agontano, sicuramente anche quello. Grazie. Spesso se lo dimentano che hanno ad Ancona, quindi lo vogliamo dire qua. Nessuno è, profeta in patria. Ringrazio anche il dottor Sacripante, perché ho idea che il lavoro che lui fa è un lavoro molto importante, soprattutto per il nostro Paese in questo momento. Averlo qui con noi quindi è stato un grande valore. Il controllo della Codacons è un altro elemento che ci tranquillizza, però non saremmo qui se non ci fosse, l'intuizione, l'intelligenza del dottor Sassoli di questa bella moneta, che speriamo abbia grande futuro e che rappresenti anche nel tempo, in tempo lungo, magari come la Gontano, questo evento storico per noi così significativo, che speriamo per l'Italia si realizzi al meglio. Grazie a tutti. Grazie. C'è l'ingegnere.